marpiato. Russe 64:50 per andare al comando, ci dice il computer. Niente da fare, non ci vanno al comando, assolutamente no. Attenzione che la Germania fa in un sol boccone la Russia e l'Ucraina, le passa davanti. Grande errore della Bazzina, sconsolata, esce per ultima dalla vasca, ma sa che ha fatto un errore clamoroso, perché 8,5 per la Ininik, 4,5 il giudizio della Bazzina, il sincro ci sono dei 6,5, dei 7,5, ma non basta per andare al comando, e quindi in questo momento match point per l'Italia, che deve ottenere almeno 61,63 per andare al comando. Col doppio e mezzo, ritornato Carpiato, la nostra Tania Cagnotto e la nostra Francesca Dallapè. Classe 85 Cagnotto, classe 86 Francesca Dallapè. Bozzanina la prima, Trentina la seconda. Eccole! E andiamo! Ancora, grande! Ancora! Ci siamo! Se lo prendono! E sono sette! Se di lo fila. Prendono! Se lo prendono le ragazze! Senza dubbio Cagnotto Dallapè ancora davanti alla Germania! Russia terza, giù dal podio l'Ucraina! La soddisfazione di Francesca Dallapè, poi arriva anche Tania Cagnotto! Subito sorriso per loro. Guardano, aspettano il risultato, perché comunque non sanno com'è andata, ma comunque sanno che hanno eseguito un tuffo che basta e avanza per mettersi al comando della classifica. Basta e stra avanza, direi, Oscar. La soddisfazione vediamo anche di Giorgio Cagnotto. La Paritania e CT della nazionale, i sorrisi, ancora la festa. Allora 3:13:08 e come se strabasta, staccate di 10:38, Punzel e Subcinski restano d'argento, resta di bronzo invece la coppia russa Bazzina Ilinik, resta di bronzo in tutti i sensi, e poi Ucraina giù dal podio, guarda la coppia formata da Pismenska Fedorova, ancora oro per Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, che vanno a conquistare dunque il settimo titolo continentale di fila. E davvero giù il cappello per queste due ragazze che non smettono di stupirci. Lo dicevamo, c'era in palio un primato importante, tra l'altro va bene il settimo titolo continentale di fila, ma in caso di vittoria, e la vittoria è arrivata, entravano nella storia le due ragazze, dunque entrano nella storia per essere sincro più longevo e vincente di sempre, Tania Cagnotto e Francesca Dallapè.